Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Triste racconto da parte di Michelle Hunziker che ha voluto confessare tutto, svelato il motivo della rottura con Eros Ramazzotti. Dopo tanti rumors alla fine Michelle Hunziker ha deciso di uscire allo scoperto, l'amore è tornato nella vita dell'amata showgirl che finalmente ha deciso di mostrarsi in compagnia del suo uomo. Si chiama Alessandro Carollo, ha 41 anni e di mestiere fa l'osteopata. Nel mondo dello spettacolo è abbastanza conosciuto, non tanto per le sue apparizioni ma perché avrebbe rimesso a posto diversi VIP. Nulla di fatto, quindi, per un possibile ritorno di fiamma da parte della modella con il cantante Eros Ramazzotti. La loro storia è stata, ed è ancora oggi, tra le più apprezzate dal grande pubblico ed è anche per questo che tutti guardano ad Aurora Ramazzotti, la loro prima e unica figlia, con gli occhi dell'amore. La giovane influencer è nata nel 1996 e di recente è anche diventata mamma del piccolo Cesare. Nonostante l'addio definitivo, la loro è ancora oggi una famiglia unita che va molto d'accordo. Adesso il passato sembra finalmente alle spalle per Michelle ed Eros che durante la loro storia hanno dovuto fare i conti con più di qualche spiacevole evento. Quella che poteva diventare la storia d'amore più bella del jet set, alla fine per poco non si trasformava in un incubo. Il racconto della Hunziker ha fatto venire i brividi ai suoi ammiratori. Michelle Hunziker, l'incubo e l'addio ad Eros, tutta la verità sulla separazione. Michelle Hunziker è una delle personalità più apprezzate e solari della televisione italiana ma quando era più giovane era caduta in un vortice che rischiava di essere senza ritorno. A confessare tutto è stata proprio la showgirl svizzera che per 5 lunghi anni è stata manipolata da alcune persone passate alla storia come la setta della maga Clelia. Pare che la sua definitiva rottura con l'artista sia dovuta proprio alla gente poco raccomandabile che aveva intorno a sé. Mi dicevano che era negativo anche se lo amavo molto, ha ammesso la Hunziker che quando ha ricevuto l'ultimatum dal suo ex marito non ci ha pensato troppo, ha preferito continuare a far parte della scelta anziché dare retta al suo uomo. Questo le è quasi costato la vita. La setta, naturalmente, più passava il tempo e più cercava di avere il controllo della sua vita, guadagni inclusi, e le minacce erano all'ordine del giorno, se te ne vai sei morta era quello che la showgirl sentiva ripetersi tutte le volte che aveva dei dubbi sulla sua permanenza. Alla fine la Hunziker è riuscita a liberarsi, merito di sua figlia all'epoca di 8 anni che le ha trasmesso la forza per riprendere in mano la sua vita. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.